Buongiorno amici di Nova News 24, qualcuno ha parlato di amore malato, qualcuno ha parlato di amore impossibile, ma Edoardo e Antonella si sposano, questa è la notizia di oggi. Ovviamente un matrimonio non a breve ma a lunga vista, ma sono innamoratissimi dopo il grande fratello VIP e vogliono un figlio insieme. Le parole di tutti i VIP contro Edoardo e Antonella sono state ribaltate fuori dalla casa, ovviamente dentro la casa c'erano delle dinamiche che ovviamente mettevano in crisi i due. La vera storia d'amore tra Edoardo e Antonella è iniziata solo pochi giorni fa, la coppia si è ritrovata fuori dalla porta rossa, ma quanto dureranno si chiedono in molti. Lo ha rivelato alle pagine settimanali chi proprio Edoardo, entusiasta, ha detto: le farfalle nello stomaco dalla gioia di conoscersi meglio, di stare soli, di confrontarsi. Le cose negative sono state nulle in questi giorni e tutto positivo, piuttosto emozionante e guardare tutto il bello che c'è stato fra noi, ha infatti raccontato. Stessa cosa per Antonella, che ha ammesso di essere rinata dopo aver visto di nuovo il suo Edoardo fuori dalla casa. Quindi vi diciamo che la casa del grande fratello VIP metteva un po' questo amore in difficoltà, ma quanto durerà si chiedono in molti. La bellezza di questi giorni insieme, ha detto Edoardo, è davvero unica. Edoardo e Antonella pensano a un futuro insieme, al punto che è stuzzicata la Fiordelisa ha dichiarato: se il nostro amore durerà, sì tra me e lui durerà. D'altronde i genitori di entrambi appoggiano la loro storia. I miei sono felicissimi, ha detto Antonella, e anche mamma e papà Edoardo, donna Maria, provano e sono felici per la loro storia. I miei pazzi di lei, ha detto Edoardo. Papà pende dalle sue labbra, anche perché dal vivo Antonella è più ragazza, la mia ragazza. Un altro elemento che spinge i due a pensare già alle nozze. Se parliamo di matrimonio e figli, sì, ci siamo promessi che per quanto stiamo bene insieme sarà un obiettivo futuro. Senza sbilanciarsi però ci ha pensato Edoardo, raccontando un aneddoto. Ieri sera lei mi faceva vedere un'applicazione come vorrebbe nostro figlio, e verrebbe bellissimo, speriamo bello come lei, e per l'80% con la testa mia e per il 20% con la testa sua, non per altro perché è tanto matta. Insomma, Antonella ed Edoardo sognano già un bambino insieme. Amici di Nova News 24, diteci cosa ne pensate di questa storia d'amore un po' pazza, un po' pazzarella del grande fratello VIP, ma sicuramente una vera storia d'amore. Se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.